Ecco, volevo dirvi una parola sulla benedizione e anche sulle maledizioni, perché a volte o voi oppure persone a voi vicine si pongono queste domande, cioè hanno bisogno di essere benedetti. Come si fa a essere benedetti? Cercano le benedizioni. Poi qualcuno incautamente le cerca per una strada sbagliata. Proprio ieri mi ha avuto una telefonata da Firenze, un signore tutto arrabbiato perché c'è una compagna e durante un incontro ha fatto venire un'amica che ha cominciato a fare le carte in casa. Lui si è arrabbiato tanto perché poi quello era anche il luogo di lavoro, eccetera, eccetera. Ci sono persone che cercano le benedizioni per vie storte. E anziché prendere le benedizioni, poi prendono i malanni. E tante volte pure pagano per questo, perché sono proprio ignoranti. Si fanno ingannare e a volte ingannano pure gli altri. Ecco, allora la cosa più importante da capire è questa. Dio vuole benedirci perché ci vuole bene, se no non ci avrebbe dato la vita. Dio ci vuole bene, ci ha dato la vita e vuole che questa vita non si perda, ma sia felice e ci vuole benedire. Ci benedice in tanti modi, però tutto quello che Dio fa culmina in Gesù. In Gesù noi abbiamo il punto focale di tutta l'azione benedicente di Dio. E oggi che è la festa della Madonna, no? Madre di Dio. Noi abbiamo pure un'immagine semplice. Avete visto come fanno le nostre mamme che a volte quando hanno un bambino, la cosa più grande che possono fare è darti il bambino in braccio, no? Prendilo, prendilo, eccetera. Ecco, e così la Madonna cerca di darci Gesù. Se noi vogliamo corrispondere a questa legge, non ti distrarre. Se noi vogliamo corrispondere a questa legge di Dio, perché l'ha stabilita Lui quella, non è che possiamo fare noi la parte di Dio, dobbiamo credere in questo e accogliere Gesù. Accogliere Gesù. A volte viene una persona da me e mi dice: Padre, come faccio io a proteggermi da questi che mi maledicono, quelli fanno le fatture, che qua, che là, come faccio? Venga, mi benedica la casa, venga, ho bisogno di... Io spesso dico così. Vuoi essere benedetto? Accogli Gesù nella tua vita. Tutto quello che ti avvicina a Gesù ti avvicina alla benedizione. Tutto quello che ti allontana dalla fede in Gesù ti indebolisce. Dio non ti abbandona mai, anche se uno purtroppo cade nell'ateismo. Però la nostra libertà, che ha un peso nella riuscita o nel fallimento della vita, si indebolisce quando si allontana da Gesù volontariamente. Quindi la fonte della benedizione è Gesù. Tutto quello che ti aiuta a vivere in Lui, a conoscere il suo spirito, la sua parola, la sua forza, questo mette una grande benedizione. Ed è una benedizione potentissima, che è più forte della morte, più forte dell'odio del mondo, più forte della furbizia del demonio, eccetera, eccetera, perché è Dio. Gesù non è solo vero uomo, ma è Dio. Quindi quando tu ti riempi di Lui non devi aver paura di niente, non devi aver paura di niente, perché il Signore mette nel tuo cuore non solo una certezza profonda, ma anche l'esperienza che anche i guai della vita, che purtroppo ci sono finché siamo qua, vengono trasformati dalla forza di Gesù in un'ascesi, in un progresso verso il bene. Ecco, l'avete capito bene questo? Adesso altre due cose. Uno è che noi prima dobbiamo ricevere la benedizione di Gesù attraverso la fede in Lui. Però poi dobbiamo anche darla la benedizione agli altri. Essere persone
che vogliono bene gli altri, che li benedicono con le parole e anche con le opere, con le azioni, col modo di comportarsi. Ecco, un grande ideale per la tua vita sarebbe questo, un ideale che a Dio piace: diventare una grande benedizione per molti, per tante persone, diventare una persona che fa del bene, che benedice. Se tu cominci adesso, questo durerà in eterno, lo potrai fare anche dopo la morte. E ricordo la parola di una giovane santa, Teresa di Lisieux: io voglio passare il mio paradiso, la vita eterna, a fare del bene sulla terra. Ecco, e il Signore spesso esaudisce questi desideri, questi grandi desideri. Adesso vi do due benedizioni, una solenne e una semplice, che potete usare in famiglia, per il vostro coniuge, i figli, i fratelli, per gli amici, per quelli che, per le persone che ti interessano nella vita, imparare a benedirli. È una benedizione solenne quella che abbiamo avuto oggi nella, che abbiamo avuto oggi nella prima lettura, che io chiamo la benedizione di Mosè. Possiamo passare questi foglietti. Prima la leggiamo insieme per conoscerla un po' meglio. Se non bastano, facciamo uno ogni due. Poi nei telefonini la ritrovate questa benedizione alla prima lettura di oggi. Libro dei Numeri, capitolo 6. Questa è una benedizione ispirata, è proprio parola di Dio. Allora, guardate il versetto 24 della prima lettura. Leggete con me: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Osservate adesso il numero 27: così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Di tutto il discorso, qua la parte più importante, l'ultima parola: io li benedirò. Cioè Dio si serve della benedizione di Aronne e degli altri sacerdoti per benedire i suoi figli. Così, a maggior ragione, Dio si serve di te per benedire gli altri, si serve di te. Pensate cosa mi è successo una volta, che io in un ritiro ho insegnato agli sposi a benedirsi l'un l'altro alla sera prima di dormire, ecco, con una benedizione semplice che adesso vi insegnerò, non era questa che è un po' lunga. Dopo quasi 2 anni, io in tutta fretta, perché qualche volta cammino in fretta, stavo scendendo su viale Annunziata, mi vengono incontro 2 persone, mi salutano e mi dicono: padre, noi, erano marito e moglie, quella benedizione non l'abbiamo lasciata neppure un giorno da quando lei ce l'insegnò. Era passato più di un anno e mezzo circa, e ci fa tanto bene. Io manco mi immaginavo che lo potessero prendere così sul serio, perché tante volte insegno tante cose, capisco che non tutte si riesce a metterle in pratica, però si vede che loro aveva fatto impressione e l'hanno presa a cuore come un momento importante della loro giornata. Ecco, allora adesso vorrei anche voi che benediceste chi sta vicino con questa formula lunga, e poi ve ne insegno una più breve, il cui senso è lo stesso. Allora, prima uno riceve la benedizione, perché bisogna non solo dirla con fede, bensì anche riceverla. Cosa vuol dire ricevere con fede la benedizione? Credo che il Signore
mi farà del bene, agirà nel mio cuore attraverso questa semplice preghiera di chi mi benedice. E così anche chi fa la benedizione deve credere che cosa? Non che lui è bravo o che ha chissà che poteri, ma che è strumento di Gesù per benedire quella persona. Io per esempio avete visto che tante volte faccio la croce sulla fronte, faccio una piccola formula. Io quando faccio queste benedizioni sempre penso: Gesù, serviti di me per benedire questo tuo figlio. Ecco, dobbiamo avere questa fede che il Signore si può servire di noi, anche se siamo, non è che siamo granché, nella fede siamo debolucci, però il Signore ha preso questa strada di benedirci attraverso gli altri, attraverso i sacerdoti in modo particolare, ma anche attraverso chiunque crede. Va bene? Allora, l'un l'altro, adesso vi fate questa benedizione di Mosè e poi quella breve che vi insegnerò. Ti benedica il Signore, ti custodisca. Sì, fate anche voi. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il pane sugli israeliti e io li benedirò. Ecco, benissimo. Adesso vi adesso vi insegno anche una formula più breve, questo la raccomando tanto in famiglia quando è possibile, diciamo mettendosi d'accordo, ed è una benedizione basata sul segno della croce, più semplice di questa ma anche diciamo più potente, o meglio teologicamente più profonda, perché quando noi diremo ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci riferiamo alla fede in Gesù e nella Santa Trinità, la fede in ciò che Gesù ci ha rivelato della Santa Trinità e della sua vita di comunione. Ecco, la formula è semplicissima. Ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E si può accompagnare questa parola con un segno di croce sulla fronte. Chi riceve la benedizione sempre con fede dice Amen, che vuol dire credo, mi fido, e viceversa, si fa un segno di croce sulla fronte. Sì, ve lo scambiate, dovete imparare anche voi a benedirvi. Ti benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. No, il segno di croce è sulla fronte della persona che viene benedetta. Che abbiamo fatto alla fine della messa è pure adattissimo a questo mistero. Tu sei benedetto, amen, alleluia. Ci sono delle persone, mi vengono in mente adesso, che nella vita purtroppo hanno avuto delle gravi maledizioni. Io ne ho conosciute alcune, purtroppo.
Le maledizioni sono un'azione di Satana attraverso l'ostilità umana e possono fare gravi danni, soprattutto quando vengono dai genitori verso i figli. Ecco perché sono una perversione del disegno di Dio. Io ho conosciuto persone che quasi senza loro colpa hanno avuto una vita travagliatissima, soprattutto nei rapporti affettivi, familiari, e scavando nella loro storia ho scoperto questo fatto. Ecco, che sono stati maledetti più volte, in momenti di ira, a volte anche senza l'ira, dai genitori. E questo è un fatto molto grave e di questo voglio dire due cose. Intanto chi è incappato in questo, ecco, e non deve disperare, deve accorgersi della radice di tanti mali della sua vita, con l'aiuto di qualcuno, e deve farsi molto benedire da persone che hanno la fede in Gesù per guarire queste maledizioni, che si possono guarire perché la potenza di Gesù è superiore a quella di tutti i diavoli messi insieme. Ecco, farsi benedire, accettare un po' questo travaglio che c'è in un certo momento della loro vita, andare avanti, guarire queste maledizioni con le benedizioni del Signore. Gesù ha questa potenza di guarirle tutte. A volte le guarisce in tempi lunghi, qualche volta anche all'istante. Poi un'altra cosa dico anche importante, questo per i genitori. Piuttosto tagliarsi la lingua che maledire i figli. Ecco perché questa è una cosa massimamente ingiusta, e prestare il fianco a Satana per distruggere la vita di quei figli che tu dovresti proteggere e aiutare. È vero che può succedere a volte una situazione di famiglia quasi esasperata, oppure un ignorante non sa la gravità di quello che fa, e questo può succedere, che siamo sulla terra. Ecco, però guardarsi da questo male, se per caso qualcuno ci casca per ignoranza, per ira, si deve pentire. Deve pentirsi, perché queste sono cose gravi, ingiuste davanti a Dio. Deve confessarsi e deve riparare, benedicendo tanto i propri figli. Benedicendo tanti i propri figli, benedire sempre. Che non vuol dire poi dargliela vinta, quando, perché questi figli a volte proprio fanno scappare la pazienza, proprio si comportano male, però dargli un castigo magari sì, togliere dei soldi, oppure, ma non mai benedire sempre i figli, benedire, volere il bene dei figli, dire parole buone di benedizione. Io sono fortunato perché nella cultura della mia famiglia, che era una famiglia di contadini originariamente, c'era però la fede, e mi ricordo che c'era questa abitudine che i genitori ci benedivano sempre. Pensate che ogni volta che uno usciva di casa di giorno, per qualunque motivo, andando a scuola, a comprare le cose, a giocare, diceva al papà o alla mamma: benedicimi. E loro dicevano: il Signore ti benedica. Ecco, era un uso cristiano, diciamo, popolare, semplice, di benedire e non maledire. Va bene, adesso vi lascio, vi rinnovo la benedizione. Voglio anche dire una cosa, perché alcuni mi fanno questa domanda. Alcuni laici mi dicono: ma noi possiamo benedire, non può benedire solo il prete? Poi uno più approfondito mi fanno: padre, che differenza c'è tra quando ci benedice lei e quando ci benediciamo tra di noi? Ecco, a volte viene questa domanda. Ecco, adesso vi do la risposta su questo. Innanzitutto la benedizione, il potere di benedizione
dipende dalla fede in Gesù. Più uno crede in Gesù, più benedice. Per esempio, se ci fosse qui la Madonna in carne e ossa, ci benedice lei, e di più del sacerdote, perché lei non c'ha il sacramento di rappresentare Gesù capo della Chiesa, però c'è una fede fortissima. Ecco perché a volte alcuni laici hanno una preghiera, mi è capitato un caso di un esorcismo che un sacerdote non riusciva a scacciare questo demonio, un laico l'ha scacciato, perché la fede è ciò che ci unisce a Gesù e che ci rende canali della sua potenza. Ecco, quindi la fede è la cosa più importante. Un prete che non ha fede non funziona, un laico che non ha fede non funziona. Chi ha una fede grande può agire molto nel nome di Gesù. Però c'è anche una differenza legata al sacramento. Il sacerdote, avendo il sacramento dell'ordine, che cos'ha nella sua anima? Ha una potenza di rendere presente Gesù capo della Chiesa, guida della comunità. Quindi ha un potere di benedire la comunità che voi laici non avete come a lui, perché nel sacramento dell'ordine c'è questo legame a Gesù, guida della Chiesa, e quindi tenere la Chiesa unita, convocarla, benedirla, correggerla come comunità, portarla avanti come comunità. Ecco, quindi c'ha una grazia di benedizione particolare che può andare anche sui singoli, ma fondamentalmente è di essere guida nel nome di Gesù, capo della Chiesa. Invece voi laici avete il sacramento del battesimo, cresima e confermazione, che è un sacramento di essere figli di Dio. E quindi avete un potere di benedizione, per esempio, i genitori verso i propri figli, ma anche tra di voi come membra di Gesù. Non avete questo potere speciale dei sacerdoti verso la comunità, a essere capo della Chiesa, però avete un potere spirituale di benedizione a uno e genitori di benedizione dei propri figli. I genitori verso i propri figli hanno un potere spirituale superiore a quello dei sacerdoti, eccetto per ciò che riguarda l'Eucaristia e la confessione, il sacramento, ma come canale di bene per i figli, legato alla fede, legato alla responsabilità materna, paterna, è più potente spesso di quello del sacerdote. Solo che questo non si sa e rimane una cosa inutilizzata tante volte per ignoranza, forse anche per colpa di noi sacerdoti che non la spieghiamo bene. Ecco, non so se ho risposto, ma avete capito? Cioè la benedizione poggia sulla fede. Il sacerdote ha un potere speciale per quanto riguarda la comunità e anche la guida autorevole della fede dei singoli. Per esempio, quando uno non sa che cosa credere su una cosa, non lo deve chiedere a un laico, lo deve chiedere a un pastore, perché lui ha la grazia, non solo c'è la formazione, ma c'è proprio la grazia di guidare con sicurezza sulla strada del Vangelo. Ecco, per il resto però, tra di voi, genitori e figli, eccetera, c'è un potere che Gesù ha dato a voi e che dovete conoscere e anche esercitare. Ecco, adesso vi... Poco fa ha detto benedire uno a uno. Sì. E se io allora prendo le mie sorelle e dico insieme a tutti loro insieme, vi benedico, non va? Si può fare, sì, si può fare, si può fare, si può fare, sì. A uno non vuol dire singolo, sì. Vuol dire che lo fate in forza della grazia del battesimo come fratelli e sorelle, mentre il sacerdote lo fa anche come capo della Chiesa, come guida della Chiesa, come colui con sicurezza dalla strada del Vangelo. Ecco, poi il Signore ci aiuterà a capire meglio in futuro. Adesso vi benedico, vi lascio, che avete anche i vostri impegni a casa. Questa è una preghiera, una benedizione. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai fatto arrivare a questo nuovo anno, in questo contesto così familiare ma anche impegnato.
fa che sia l'anno più santo della nostra vita, la più intensa preparazione al paradiso e anche nell'adempimento della missione che ci dai. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, si effonda nei vostri cuori e vi accompagni sempre. Amen. Ecco, una santa giornata. Buona giornata.